Benvenuti su Onvalidi, oggi parliamo di book trailer, sì o no? Allora, book, libro, trailer, trailer. Il trailer lo conosciamo perché arriva dai film, quindi i trailer dei film che danno anticipazioni di cosa sarà un film. Il trailer arriva da cosa? Da to trail, cioè da portare via, trascinare. Di solito questi trailer erano sequenze di immagini e video che apparivano alla fine di un film, quindi la gente da prima è film al cinema negli anni 30 parliamo, e poi arrivava al trailer, che era la parte finale, a volte anche dopo di coda, era un po' come un sunto, un qualcosa per dare l'ultimo brio, l'ultimo sprazzo di emotività in cui si presentava questo grosso riassuntone barra spiegone di questo film appena visto, e lasciare quindi all'utente un po' di quell'emozione. Poi si è capito che il trailer trasmesso prima in un'ottica di campagna pubblicitaria avrebbe funzionato meglio, e quindi la parola trailer è rimasta trailer, ma è stata usata poi per i film. Questo accadeva quindi per i film, appunto, ok? Poi c'è stata la moda dei book trailer, quindi riuscire a dare delle anticipazioni attraverso immagini, video, suoni, quindi audio, anche per i libri, ok? Questa cosa funziona o no? Dipende, secondo me, perché io sono uno a cui piace far trailer, a volte li produco io, a volte me li producono, ma dobbiamo sapere davvero come arrivare al book trailer famosissimo. Perché se io vado a fare spoiler di personaggi o altro, a volte tu privi all'utente di immaginare quel personaggio, quella situazione. Se vai da solo in una infarinatura, comunque poche frasi che mostrino il contesto di ciò che le persone andranno a vivere, e fa capire anche il genere letterario e qual è la trama a grandi linee, un po', no? Come quando si prende la copertina del libro, giriamo sul retro, cerchiamo di capire un po' quale sia la trama. Questo può funzionare perché può destare curiosità nei riguardi dell'utenza. Quindi questo può funzionare, ma deve funzionare in un certo modo, perché i trailer si fanno per vendere, così come i trailer dei film si fanno per portare le persone al cinema e permettere loro di vedere il film, per fare visualizzazioni, casse e botteghino. Stessa cosa se faccio un book trailer, perché voglio destare curiosità e voglio che alla fine l'utente arrivi ad acquistare il libro. Quindi comunque devono esserci anche delle basi di commercio, quindi chi fa il book trailer deve studiarlo, perché deve sapere come poter vendere, non basta solo raccontare il messaggio o i personaggi, ok? Quindi quello che mi sento dire io è: il book trailer può funzionare a patto che sia fatto in maniera assennata, quindi col fine ultimo di arrivare alla vendita di un prodotto, quindi fatto da un professionista, qualcuno che conosca l'argomento, e raccontare a grosse linee la trama, ma non troppo, in modo da non spoilerare, perché altrimenti si va a finire che si spoilera e poi secondo me non è carino l'effetto che arriva, il modo, l'impatto con cui arriva l'utente, e roba poi di pochi secondi, perché vogliamo che comunque diventi un libro, non posso fare un minuto e mezzo di video per un libro, a meno che non si tratti di qualcosa che sia o animato o fatto con attori reali. Però anche lì, oltre alla grossa spesa, che poi uno deve chiedersi, vai alla candela sta grossa spesa, in questo attivo qui comunque si va a fare spoiler, perché si mette nella mente dell'utente già quello stereotipo di personaggio, ambientazione. Quindi io sono d'accordo non tantissimo su questa ultima opzione, quindi video brevi, anche 10-15 secondi, rapidi e frasi che mostrano un po' il genere e cosa aspettarsi da quel libro. Ma fine, se è fatto in un certo modo, bene, altrimenti no. Voi fatemi sapere cosa ne pensate, book trailer sì o no? Conteggiate anche la spesa di un book trailer, perché facendomi al discorso di prima, no? A volte si prendono attori veri, ambientazioni reali, quindi c'è proprio un set a volte per fare questi book trailer di libri, libri che alla fine ti vendono, se anche fossero migliaia di copie, comunque considerate centesimi che va a guadagnare un autore sulla vendita di un libro, e vedete se il gioco vale la candela. Dipende poi da che livello siate, perché se sono un pezzo grosso, faccio un trailer del libro, tutti quanti, oh figata, lo vanno a prendere, so che magari entro anche con i costi, anche se qualcuno è grosso vuol dire che è già una grossa fetta di pubblico, e quindi non c'è manco bisogno di questo trailer, perché se ci fate caso, quelli proprio davvero grandi, uno Stephen King, se vedete magari in Italia anche un Carrisi, che vanno a fare i trailer dei loro libri, non hanno bisogno, perché sono autori grandissimi che hanno già la loro fetta di pubblico, quindi vanno tranquilli loro. E poi vabbè, oltre al fatto che nel loro caso c'è tutto un reparto marketing, cioè il discorso è veramente diverso, però lasciando in discorso aperto una visione generale, questa è la mia opinione, fatemi sapere voi cosa ne pensate. Come dicevo prima, spuntate la campanellina se potete stare a tutti i video che usciranno su questo canale, lasciate un pollice in su se vi è piaciuto il contenuto, poi ci rivediamo sicuramente in un prossimo video, grazie mille.